Buongiorno amici e bentornati sul mio canale Fermentum. Oggi prepareremo insieme il lievito madre liquido. Ognuno ha un suo modo di prepararlo, c'è chi utilizza anche il miele, chi utilizza l'uva passa. A me piace prepararlo nella versione più semplice, quindi partendo solo dall'acqua e dalla farina. Gli ingredienti sono due, ovviamente l'acqua utilizzeremo quella in bottiglia. A questo punto l'importante sarà utilizzare una farina di qualità. Quello che vi consiglio è di utilizzare una farina biologica di buona qualità, e che sia almeno nella prima fase di tipo 2 o integrale. Nei rinfreschi poi successivi vedremo, utilizzeremo sempre una 00. Vi consiglio comunque sempre biologica. Il processo è molto semplice, è vero che dura qualche giorno, ma ci vogliono solo 5 minuti al giorno per poterlo rinfrescare e comunque portarlo avanti. Non dimenticate di lasciare un like o un commento e di iscrivervi al canale tramite il pulsante qui in basso per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo a preparare il nostro lievito. Prendiamo 100 g di farina biologica di tipo 2 e aggiungiamo 100 g di acqua. La scelta di una farina di tipo 2 integrale nella prima fase è dettata dal fatto che, essendo ricca di fibra ed enzimi, aiuterà alla formazione del lievito. Misceliamo bene con l'aiuto di una spatola, non servirà comunque impastare molto, basterà semplicemente miscelare i due ingredienti. Trasferiamo in un contenitore ben pulito, stretto e alto e preferibilmente in vetro. In questo modo potremo monitorare la crescita del nostro lievito. Chiudiamo con un tovagliolo di carta o uno Scottex, mai ermeticamente perché il lievito ha bisogno di respirare. Fermiamo con un elastico e mettiamo un altro elastico a livello del lievito in modo tale da poter valutare la sua crescita. Lasciamo a temperatura ambiente per circa 24 ore. Vi consiglio di lasciarlo nella parte più calda della casa. La sua temperatura di crescita ideale è tra i 26 e i 28 gradi. Per questo motivo vi consiglio di prepararlo o in primavera o in autunno. Trascorse 24 ore faremo il primo rinfresco. Mettiamo 80 g di lievito in una ciotola. Aggiungiamo 80 g di acqua, mi raccomando sempre di bottiglia. Non utilizziamo mai acqua di rubinetto perché comunque è addizionata con cloro e potrebbe compromettere la vita del lievito. Misceliamo bene con la spatola fino a quando non si creeranno delle bollicine in superficie, questo vuol dire che avremo ossigenato bene il nostro composto. Aggiungiamo 80 g di farina e continuiamo a miscelare fino ad ottenere una pastella. In questa fase stiamo ancora utilizzando farina di tipo 2. Rimettiamo il lievito nel contenitore ben pulito e lasciamo ancora lievitare a temperatura ambiente per 24 ore. Ed ecco il lievito dopo 12 ore dal primo rinfresco. Ha già più che raddoppiato, vediamo pieno di bollicine che ci indicano che la fermentazione è già partita. Alle 24 ore dal primo rinfresco, quindi 48 ore totali, troveremo il barattolo in questa situazione. Il lievito, una volta raggiunto il massimo, vediamo il segno lasciato intorno al barattolo, inizierà a collassare, quindi ritornerà alla sua posizione di partenza. E passeremo al secondo rinfresco, così come abbiamo fatto il primo, 80 g di lievito, 80 g di acqua e 80 g di farina.
sia in questa fase sia nelle fasi successive di rinfresco e di mantenimento del lievito non sarà necessario impastare per molto tempo, basteranno un paio di minuti. Ancora una volta nel barattolo di vetro, sempre nelle stesse condizioni e sempre a temperatura ambiente per 24 ore. Dal terzo rinfresco in poi e per i successivi rinfreschi, l'unica cosa che cambierà sarà la tipologia di farina. Daremo da mangiare al nostro lievito una farina 00, io consiglio sempre biologica, una farina ricca di amidi e di proteine di cui va ghiotto il nostro lievito. Continueremo così per 20 giorni, una volta al giorno, più o meno sempre alla stessa ora. Il lievito sarà pronto quando raddoppierà il proprio volume in circa 4 ore. Una volta preparato il nostro lievito, quindi quando sarà pronto e saranno trascorsi circa 20 giorni dal primo impasto, quello che per molti è la difficoltà più grande è proprio quello di ricordarsi di rinfrescarlo costantemente. Ricordate sempre che comunque la perfetta riuscita di un prodotto sarà sempre legato allo stato di salute del lievito. Quindi vi consiglio comunque di rinfrescarlo quotidianamente, in modo tale che quando ne avrete bisogno lo avrete sempre pronto per l'utilizzo. Se non avete occasione di rinfrescarlo ogni giorno, certo potrete lasciarlo qualche giorno in frigorifero, però non più di 3-4 giorni, dopodiché vi converrà comunque passare ad un rinfresco per non rovinare tutto il lavoro fatto. Per molti diventa quasi uno di famiglia, tant'è che spesso gli viene dato un nome. Ed è quello che vi consiglio perché magari si crea un legame affettivo tale per cui non ci si dimentica di rinfrescarlo. Alla fine di ogni rinfresco vi troverete comunque con un surplus di lievito, il cosiddetto esubero, che dovrà essere o consumato, ci sono molte ricette che prevedono l'utilizzo di esubero di lievito, oppure comunque dovrà essere buttato. Certo, per tutti è un dispiacere buttare una parte di farina, quindi una parte di lievito, ma è anche vero che quella farina è servita come alimento per il nostro lievito e quindi per tale la dobbiamo considerare. In questo video abbiamo visto una versione liquida del lievito madre, ma a breve comunque prepareremo anche una versione solida. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video e se vi va nei commenti scrivetemi il nome del vostro lievito.